Più di 1.500 migranti sono già partiti da Calais diretti ai centri di accoglienza disseminati in tutta la Francia. La giungla comincia ad essere smantellata ed è già la seconda volta. Il nostro inviato nel nord del paese. Alcuni mesi fa il campo dietro di me era un'enorme tendopoli, ma è stata demolita dalle autorità. Adesso si preparano a distruggere anche il resto della giungla. Molte delle persone che sono ancora qui però non vogliono. L'accampamento selvaggio ha ospitato fino a 8.000 persone, tutte con un'unica idea in testa: attraversare la Manica. La giungla non è più un buon posto adesso, ci sono troppi problemi. Chi ti vuol far fuori il cellulare, chi i soldi, ci sono troppi problemi. Se c'è rassegnazione nelle parole di alcuni, tornare indietro quando la meta appare così vicina, per altri è il trauma di troppo. C'è chi si è abituato all'idea che resterà in Francia, ma è chiaro che riconoscersi sconfitti dopo aver affrontato un viaggio così terribile per raggiungere l'Inghilterra è straziante. C'è tristezza e frustrazione. E così sono in tanti a immaginare che troveranno il modo di sfuggire agli autobus e di nascondersi in un'altra giungla che dia meno nell'occhio. Non ho paura di finire in prigione. Voglio andare in Inghilterra e solo in Inghilterra, non in Francia, non in un altro paese europeo, nel Regno Unito. France, no, any European country, no, UK. Ed è già polemica sul numero delle persone che si rifiutano di andare nei centri di accoglienza, su quanti migranti siano spariti dalla giungla prima dell'inizio delle operazioni di sgombero lunedì mattina.